Buon anno ragazzi a tutti, buon 2016 e infatti riprendiamo con Skyrim. Spero che abbiate mangiato come pazzi malati, che abbiate fatto i botti come degli assassini del 400.000. Così a caso non ne so perché ho detto questa cosa, ma ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Skyrim, nuovo anno, infatti si riprende con Skyrim, con tutto quanto. E ragazzi, ditemi un po'. Ragazzi, ditemi un po' che cosa avete fatto per l'ultimo. Non so, tanto per parlare. Questi che cazzo sono? Sei in arresto. Accusa di omicidio e reiterazione ai danni della città di Manor. Scusa? Non mi incanti. Ci sono dei testimoni fidati che hanno assistito mentre commettevi diversi omicidi. Vediamo. Non so cosa sia successo. Il bianco ti avvolge. No, Jol, Jol, che cazzo fai? Jol, ferma! Io non so che cazzo. Non so se questo dopo funziona. Ma che cazzo vuoi? No! Ma cosa? Oh oh oh! No, fermi! Fermi! Contro Skyrim e la sua popolazione. Cos'hai da dire? Ma niente, ma che cazzo volete? Niente da fare, non per questa somma. Ancora? Il resto dei tuoi. Non rivedrai mai più il sole. Nessuno fugge dalla miniera di Sindar. Nessuno. Cosa c'è che non va? Non dovresti essere qui dentro. La sensazione dell'aria pungente è incredibile. In nome dello Jarl, ti ordino di tenere duro. Ma soltanto quando la Ma io non so che cazzo c'hanno questi, se è buggato tutto, ma noi andiamo avanti lo stesso. Dobbiamo andare avanti per di lì. Ah, che palle. Jol, o mi segui o stai qui. Deciditi. Non so ragazzi, qui è se è buggato tutto. Ok, perché c'è tutto questo. Gli ho messo così. Ui, bacchetta comoda ragno. Aspetta, fammi fare. Non so cosa sia, ma sembra interessante. Cazzo. Porco. Malachite, mi prendo anche questo. Però scusa, fammi vedere un attimo sta cosa. Dirige il ragno di Arcanand verso il bersaglio. Lo voglio provare. Tanto per caricarlo posso caricarlo. Ma che cos'è? Il ragno? Sì. Attiva valvola. Perché? Perché non dovrei mai aprire la valvola? Per qualcosa. Ehi. È successo. Ma noi abbiamo la chiave, vero? No. Ma quello chi è? Non so, aiuto! Un intruso? Ma che intruso? Fanculo. Attiviamo la valvola. Ah, una robetta così, tanto per. Che cazzo sei? Ma che roba è? Non so. Ciao, questa c'è una marea di robe. E non mi dispiace. No, è troppo. C'è troppa roba. Non lo so, ma sembra interessante sta cosa qui. Però aspetta che do un'occhiata. Chi è? Ora sei dopo.
La. Ma insomma non c'entra niente. Ma non lo so che cazzo fa questa roba. La. E la. Ma non fa un cazzo sta roba. Senti, dammi la mia. La. Così. Grande. Cioè, ma questa sta roba che io è? Non lo so. Ma qui se va avanti, visto che abbiamo sta roba qua. Forse è per via degli. Ah, sono trappole, ma sono trappole, ma che cazzo è? Hola. Ah, vaffanculo. Vale, sto prendendo una marea di robe. Io non lo so che cazzo sta succedendo qua. Metallo 2 Emer. Mi costa un po', ma vabbè. Ah, ma hanno aperto qua, guarda. Si apre dall'altro lato. Ma qui non c'era uno? Non lo so. Ma noi siamo venuti per di qua? Museo 2, aspetta. Ma non lo so. Ora andiamo per di qua. Non lo so dove dobbiamo andare, ragazzi. Ma scusami. Veramente, io non capisco. Andiamo avanti per di qua. L'unica strada. Non è vero. Possiamo dormire qui, anche se non ho bene capito il motivo perché uno dovrebbe dormire qua dentro. Però vabbè, non facciamoci domande, ragazzi. Non facciamo domande. Andiamo avanti. Io penso sia più per di qua, sì. Ci sono io. Ehi, va bene, quanti sono? Aspetta. Siamo stati sconfitti. Porca puttana. Grande così. Ma chi è che sanguina? Tu sanguini. Uppala. Oh. Ma muori tu. Là con un colpo grande. Ma non lo so. Sto robo. Ah, ho capito. Cosa c'è qua? Non c'è qualcosa di nascosto, vero? Ah, ecco cosa sono. Ok, Mijolle è sparita come al solito. Ma vabbè. Ormai, guarda, io non mi incazzo più. Aspetta, qui si scende. Dall'altra parte dove si va? Perché qui c'è una seconda via. Dove devo andare? Oppala. E vabbè. Aia. E uno è andato. No. Grande così. Sì, vabbè. Oppala. Ho una marea di chiavi.
Ma io non lo so se dobbiamo entrare qui o qualcosa, ragazzi. Chi è questo? venire Porco! Ah, questo è cazzuto. Ok, ammazziamo lui. Op. Dei ti maledicano. Ok. La tua fine vicina. Chi è? Jol? Ah sì, guarda dov'è, è arrivato per tutto il tempo qua, ma vaffanculo. Oh, prendi sta roba, ma subito. Aspetta, Michol, diamo una controllata. Lo prendo? Ma prendilo. Porta il cum a Delvin. Non mi ricordo più chi è Delvin. Ah, vabbè, ce lo dirà il gioco dove andare, vero? Quindi adesso potremmo anche uscire, giusto? Sbaglio? No. No, sbaglio. Non dobbiamo uscire. Va bene, proseguiamo. Tanto adesso abbiamo aperto questa porta qui. Ah, ma qui. Cavolo. Terrazza dei maghi di Markarth. Oppala. Torre di Calselmo. L'ho già sentito questo nome. Non vorrei. Aspetta. Sì, ma che cazzo? Senti, fai una cosa un po' abusiva e Mio te. padre voleva che diventassi una cacciatrice, come lui. Ma Pietra di io volevo Calselmo. perseguire un obiettivo più impegnativo. Ma qual è il dritto, scusate? Vabbè, facciamo qua. Mi manca. Non hai gli strumenti necessari per creare una copia dell'iscrizione? Ottieni il manuale di traduzione farm di Calselmo. Duplica. Ah, ho capito, ci serve. Dove cazzo sei entrata, Mjol? Forse con rotoli di carta? Rotoli di carta e una penna. Ci vorrebbe essere una penna da qualche parte. Non so, del carbone? Potrebbe darsi? Chi è sta roba? Armatura pesante, sì. Prendi. E qui c'è anche una marea di roba, cazzo. Prendi, prendi. Cazzo, ma è utilissimo, forse adesso, non lo so. Visto com'è. Ah, ecco, vedi. Rotoli di carta rimosso, carbone rimosso. Ok, torna da Entir. Riproduzione della pietra di Calselmo. Ah, ecco, vedi. No, mi sembrava un attimo strano. Però fammi vedere. Ok, qua mille robe. Fammi vedere. Infatti, guarda. Rotolo di carta e del carbone. E abbiamo inciso qualcosa qua. 0,5 valore 0. Vabbè, per forza è un coso di carta. Merda. Ma questo ci dice su se lo ammazziamo?
Ok, non so chi abbiamo risvegliato, ma via. Via. Capitano Aquilus. Ma che cazzo? Chi vuoi? Ma vaffanculo. Aia. Ma è già morto. Vabbè, sto punto uccidiamo tutti. Ma io pensavo fosse vuoto qua. Orco. Ma cos'è la barba questa? Cazzo è? Aia. Ma muori. Ok. Aia. Jol. Ah no, non è Mjol, penso fosse Mjol. Ah, così proprio. Va bene. Eccola dov'è. Va bene. Ora che abbiamo ammazzato tutti, possiamo uscire, anche se mi dispiace che questo c'ha una bella roba. Allora, sai cosa? Questa cosa scaglietta entra... Mjol, vieni qui per favore. Mjol. Porca miseria. Non dovresti trovarti qui. Non dovresti trovarti qui. Ma cosa vuoi? Non dammi. Dovresti trovarti qui. Non dovresti trovarti qui. Ma vaffanculo. Via. Ah vabbè, ma io che cazzo ne so. Siamo così a livello 45, ragazzi. Oh, merda. Ma io non voglio fare tutto il giro, scherzi? Ma io mi butto. Da qua. Anzi, no, c'è proprio la strada opposta, guarda. Oppala. Ah, ecco, vedi. Sì, Jol e lei è già qui perché è cazzuta e cattiva. Pelle di alce, sì. Me le faccio. Scherzi? Non sono mai stata. Grande. Le avventure che ho vissuto le ho affrontate per scelta. Taci, cos'è questo? Dunque, fammi vedere. Dov'è? No, qui mi faccio male. Aspetta, forse qua no. E buttati di sotto. Ok. Non buttatevi di sotto. Perché vi fate male. Per fortuna che ho fatto l'autosalvataggio prima. Perfetto. È il momento di utilizzare il nostro... Cos'è, etera? Sì. E oppala. Ok, io non so dove devo andare ora. Aspetta, io ti conosco. Io mi occupo del crogiolo di Narca. Crogiolo o crogiolo? Oh, qua devo andare. Apri Skyrim. Perché devo uscire? Ma non si trovava Markarth? Tizio. Dove devo andare? Aspetta, posso prendere un cavallo in prestito? Perché ruba? Non vorrai mica colpire di nuovo un povero vecchio, vero? Dov'è? Ah, qui? Winterhold torna da Enti. Ah! Ah no, ma aspetta, ma la cosa? Vabbè, ce lo dirò dopo. Non lo so. Forse dopo. Dov'è? Come fa a essere qui sotto? Andarsene per via dell'impero, ma noi rimarremo. Ah, qua. Mm.
Cos'è, una locanda dentro la locanda? Scusate. Però. Sei di ritorno. E come stava il nostro amico Calselmo? Sai. C'è altro? Questo dovrebbe aiutare a tradurre il diario di Galus. Immagino sia poco indicato chiederti come l'hai avuto. Dunque non lo farò. Bene, non farlo. Una riproduzione, strano. Mi aspettavo degli appunti. È una bella storia. Capisco. Ora fammi dare un'occhiata. Qui, per favore. Qui, per favore. Sì, dai. Epala. Intrigante e preoccupante allo stesso tempo. Perché? Sembra che Gallus abbia avuto dei sospetti su una presunta alleanza di Mercer Prey con la Gilda. Gallus aveva scoperto ciò che definisce uno stile di vita di lussi eccessivi associato a un incredibile dispendio di grandi quantità d'oro per piaceri personali. Nel diario c'è scritto da dove viene tutta questa ricchezza. Sì, Gallus è quasi certo che Mercer avesse prelevato dei fondi dalla tesoreria della Gilda senza dirlo a nessuno. Nient'altro, Entir. Niente in merito ai Nightingale. Sì, ecco. Le ultime pagine sembrano descrivere il fallimento dei Nightingale, ma non entrano nel dettaglio. Inoltre Gallus menziona di continuo il suo convincimento che Mercer avesse profanato questo cosiddetto sepolcro del crepuscolo. Che le ombre ci proteggano. Allora è vero. Cosa? Non conosco questo sepolcro del crepuscolo. Cos'è? Cosa ha fatto Mercer Frey? Mi dispiace, Entir. Non posso dirlo. Quello che importa è consegnare subito la tua traduzione alla Gilda. Addio, Entir. Le parole non possono esprimere. Va bene così, Carlaia. Non devi dire nulla. Ma... Parla con Entei, va bene. Parliamo. Ascolta, voglio solo che la Gilda sappia la verità. Rispettavano Carlaia. E lei merita di più. Sì? Fa tutto quello che puoi e lo considererò un favore personale. Grazie, Entir. Se per te è un peso il doverti liberare di merce rubata e ti trovi a Winterhold, vieni a trovarmi all'Accademia. Ah, sei dell'Accademia? Intanto ho trattato articoli di interesse discutibile e vedrò cosa posso fare. Ok, grazie. Parla con Carlaia. Ehi, che cos'è? Dobbiamo correre a Ripten prima che Mercer possa arrecare nuovo danno alla città. Il diario di Gallus citava il sepolcro del crepuscolo. Ormai credo sia inutile nascondertelo ancora. Il sepolcro del crepuscolo è il tempio di Nocturna. I Nightingale giurano di proteggerlo a costo della propria vita. Perché richiede quel tipo di protezione? Tutto ciò che simboleggia il potere di Nocturnal è racchiuso dalle mura del sepolcro. Adesso pare che Mercer abbia violato il giuramento fatto a Nocturnal profanando ciò che aveva giurato di proteggere. Ladri e templi, non ha senso. Anche io ho reagito così quando Gallus mi ha parlato per la prima volta di queste cose. Credo che al momento opportuno capirai ciò che intendo. Capirei meglio se facessi meno alla misteriosa. Come Nightingale, ho giurato di mantenere la segretezza a proposito del sepolcro. So che la Gilda non fa molto per accattivarsi la simpatia della gente, ma devo chiederti di continuare a fidarti di me. D'accordo, per ora faremo come dici tu. Andrò a Riften e valuterò la situazione, cercando di scoprire cosa sta tramando Mercer. Quando te la senti, vediamoci alla Caraffa Logora. Ma andiamoci subito. Nel frattempo vorrei che prendessi questo. Anzi. Apparteneva a Gallus, ma vista la situazione credo che sarebbe d'accordo. Non farò... Ne farò buon uso. Se la Gilda non vorrà sentire ragioni, potresti doverlo fare. Cos'è? Spada Nightingale. Non sia qui per una visita di cortesia. Parliamo l'inseguimento. Mamma mia, queste missioni. Incontra Carlaia alla Caraffa Logora. Ok, ma fammi vedere la nuova arma. Allora non è molto potente, visto. Ma che cazzo? Sono sempre alla ricerca di ogni tipo di merce. Non è male. Ma è figo. Allora, esteticamente è figa. Ma che roba? Ti posso? No. È figa, va.
Poi anche bella appuntita, che cazzo. Che potere c'ha? Assorbi 20 punti di salute e 20 punti di rigore al secondo dal bersaglio. Mentre io con questa spada ho solo brucia. Però è molto più potente questa. Però questa costa molto di più. È per forza, è una spada leggendaria, tipo. Cioè, possiamo dire leggendaria perché comunque è... Cioè, ne esiste solo di un tipo, a meno che non te la citi e te ne fai 400 miliardi. Allora sì. Beh, non è male, non è male. Ok, ragazzi, ma direi che... Ok, lui se ne va? No, ok. Ma questo resta qui o me lo posso prendere? No, deve restare qui. Ok, studio sui Falmer. Non mi interessa. Ok, ragazzi, ma direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Ragazzi, ripeto, buon 2016 a tutti e che quest'anno sia migliore per tutti. Ma che belle facce, ok. E ragazzi, mi raccomando di continuare così, di continuare a dare supporto sia al mio canale sia alle serie in corso e anche alle future serie che verranno più avanti, di continuare a dare il massimo supporto possibile. Quindi per questo episodio di Skyrim è tutto, noi ci risentiamo con un prossimo episodio e punto. Quindi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto l'episodio, e mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti, continuare a dare consigli e consigli e suggerimenti che sono sempre ben accetti, ok? Ok, noi ci risentiamo ad un prossimo video. Bella!